Ma devo iniziare il video. Buongiorno. Oggi è veramente buongiorno perché sono le 8:21, ma sono sveglia dalle 6:30. Sono le 8:21. Anche al Fabrizio. Provincia di Milano. Siamo qui, non sono da sola. C'è Luciano, Tiago, Lorenzo e Gloria. E siamo al Fabric, siamo già arrivati. Oggi è il giorno di Planet Art. Io sono struccata e ho sulla mia felpa Hello There. Quindi quella fa tutto perché veramente sono struccata. Solo che passeranno ancora tante ore prima dell'inizio dello spettacolo, quindi mi truccherò poco prima. E adesso dobbiamo fare le prove e io le farò così. Quindi lo sapete che ho i brufoli, mi dispiace, ma la mia pelle fa schifo in questo periodo. Però come vedete ho aggiunto questi orecchini per dissimulare un po' dalla... Dissimulare? Sì, per dissimulare, per non dare troppa importanza ai miei brufoli. Fai brillare gli orecchini. Esatto, comunque Tiago diceva che... Sì, no, che ho visto la felpa Hello There e ho detto carina anche questa idea di... Perché ormai non mi... Scusa. Non mi spoilerà più nulla, quindi le vedo... È una sorpresa, sì, è tutta una sorpresa. Ho messo lo smalto, Non far vedere troppo perché è stata una tragedia questo smalto. Anch'io, vediamo Gloria, tu? No, faccio vedere la mano buona. Ecco. Con questo non so quale sarà il nostro destino, ma prima o poi inizieremo con le prove generali. Siccome sapete che a me piace fare tour, ora vi farò il camerino tour. C'è un'atmosfera super carina perché qua ci sono tutti i divanetti. Guardate che carino, abbiamo già appoggiato le nostre giacche. E qua c'è, aspetta che mette a fuoco, ok. C'è anche questo bel tavolino, qui ce n'è un altro, qui c'è uno specchio per guardarsi e lì c'è Luciano. Poi di qui c'è una doccia. E qui c'è il primo lavandino. E qui non so che cosa c'è. Ah, qui c'è il gabinetto. Poi c'è un bel tappeto. Sì, esatto. E di qui c'è un'altra stanzetta col buffet di cui si sono appropriati loro. C'è anche lo zenzero. Comunque le bibite. Anche il latte. Qui ci sono i miei vestiti che utilizzerò durante lo spettacolo. E qui c'è una doccia. Un'altra doccia. E qui c'è un altro specchio con il lavandino. E qui ho appoggiato le mie cose su quest'altro divanetto. Un altro divanetto, uno specchio, una Cleo che vlogga. È bellissimo, non me l'aspettavo così grande. Cioè, più che altro grande, ovviamente non è enorme. Però il bello è che è proprio decorato bene. Ti fa sentire, ti fa sentire a casa. Ti fa sentire a casa, guarda che ridere. Ci si vede. Oh my god. Stanno preparando tutto questo, il palco vuoto ancora con la Gloria che fa la star nella gola. E ci sono questi palloncini enormi a forma di cuore, uno qua e uno qua. E questo è tutto, se prende a fuoco, il Fabric libero, vuoto. Là ci saranno le mie amiche e i miei amici che ho invitato, così vedranno lo spettacolo. Qui ci sarete tutti voi, tra poco sarà ancora più bello. Ah, là ci sono tanti altri cuori. È enorme, aiuto. Ah, sono troppo felice. Guarda, che bello. Sono entrate le prime persone, eccoli. Venite in prima fila. Sono qua dalle 8. E l'altro molle dietro. Oh. Una visione si cade da qua. Ancora sono il re. Sì. Pian piano sta prendendo forma il parterre, perché abbiamo organizzato sul parterre un po' di attività mentre aspettate appunto lo show. E quindi ci sono delle cose bellissime. Bellissimo, guardate il photobooth, che bello. Praticamente da qua potete scattare la foto con lo sfondo Planet Art e tutto il cielo con i pianeti. E poi vi stampa direttamente la foto proprio come un photobooth. Di qua c'è uno stand, la nostra foto enorme di Planet Art, molto carino. E poi devono arrivare altri stand, pian piano sta avvenendo tutto. E poi guardate sul palco cosa sta succedendo. Ci sono un sacco di cuori. Ce ne sono tantissimi. Ah! Ma aiuto, che spavento! Anche la Leti, non so se ve l'ho detto, è arrivata anche la Leti a dare il suo sopralluogo. Adesso voglio fare la mazza. Ma ero truccato.
Allora Letizia, dici che cosa ti aspetti da questo Planet Art? Guarda, sinceramente mi aspetto di vivere tante emozioni e di commuovermi, di scrivere qualcosa di più sui miei amici, su questi youtuber del loro mondo. Andiamo a fare, scusami, una foto da qua. Allora, intanto c'è già chi si scialla. Questa è la storia di un regalo. Fai vedere bene il merch suo. Hello there. Che emozione grandissima che mi scalda il cuore di gioia. Dai, dai uno sneak peek del tuo discorso, Cleo. Dai. Ma tanto sarà già visto. E vabbè, ma per chi non lo vede, poveri. È bello vedere le tue scene. Su questo palco davanti a voi. E poi verificheremo. Intanto noi ti ringraziamo, Signore, facci vivere con te. Che bello, lei ti fai un red carpet per noi. Sei forte. Secondo me la star è Lucien. Lucien. Io. No. Secondo me Planet Art non potrebbe esistere senza Tiago. In cases of emergency, just follow up. Guarda, faremo le foto. Fai una faccia da red carpet. Fai una faccia appunto da red carpet. Faccio una faccia da Oscar. Il parcheggio c'è. Non è così, devi essere commossa, devi quasi piangere. Io sono un premio Oscar. Cleo e Luciano lo stanno per provare. È semplicissimo da usare, adesso ve lo facciamo vedere. Esatto. Ragazzi, sono tre. Vai. Bellissimo. Siamo pronti? Dai, ma che bello. Meraviglioso. Ma colori... cosa ne pensi, Cleo? I colori sono bellissimi. I colori sono persino più belli della realtà. Ma sto andando a fare il primo meet, il meet platinum. Il platinum, esatto. Pre-show. Si inizia a sentire un po' l'agitazione. Abbiamo, scusami, abbiamo le nostre felpe, le nostre maglie. Il merch, esatto. Noi oggi blocchiamo sempre insieme, vabbè. Qualcosa? Sei in camera? Uè, pianeta? Vabbè, comunque sono qua a fare il meet là, c'è Luciano che fa i musicali. I musicali? I musicali. E io sono qui invece a fare l'Instagram story. E dietro di noi ci sono? Planet Art, Luciano, adesso tra poco arrivo io forse. Ecco. Oh, che stile! Aiuto! Sei la top! Siete in onda! Ciao! Ciao, mi chiamo Gabriella e amo Cleo, un bacio. Cioè, tremo tantissimo, sì? È stupendo, sono persone che riescono a dire tanto con pochissime parole, mi rendono davvero felice e quindi li ringrazio, gli mando un grandissimo bacio, voglio tanto bene. Ciao, ciao. Ti vogliamo bene. Di voi. Ciao Cleo, mi chiamo Gabriella e niente, sono strafelice di avervi incontrato e sono un sacco emozionata. Ciao Cleo, un bacione, grazie mille. Ciao Cleo, grazie mille. Ciao Cleo, grazie per avermi incontrato e per aver fatto le foto con me, l'Instagram Stories che ci tengo tanto, grazie. Sei bellissima, sei perfetta, grazie perché mi fai sorridere sempre, ti voglio bene. Abbiamo finito di fare il meet con voi, il primo meet. Adesso ci stiamo un po' riposando con la Gloria. E poi alle 3 inizia Planet Art. Quindi adesso siamo qua nel backstage con Tiago che ha questi palloncini. Ce li ha portati lui. Eccolo. Subito in posa, ragazzi. Ragazzi, è uscito l'oroscopo di Paolo Fox della settimana. Primi pesci, dico per chi c'è nella stanza. Leti, tu ariete, sei decima, leone, ottavo. Acquario. Acquario. Acquario, quarto. Cancro. Toro. Cancro secondo. Toro undicesimo. No vabbè, qua la pazzia sta raggiungendo livelli strani. E io non vedo l'ora di salire sul palco per lo Planet Art. Per Planet Art. Oddio, che cosa si chiama? Oddio. No, i paparazzi sono entrati dentro il
Che disagio. No, vabbè, guarda. Ti stanno facendo delle foto. Ciao Cleo. Ciao. Ciao. Cleo, salutate Cleo. Ciao Cleo. Ciao. Ciao Cleo. Ciao Cleo. Un bacio grandissimo, ti amo, ciao! Ciao Cleo! Un bacione grandissimo! Voglio dirti che sono tanto fiera di te perché hai creato, hai fatto un progetto bellissimo che già sto adorando tanto e ti mando un bacione. Sono bellissime le tue felpe e le tue maglie. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Ci siamo, siamo cariche! Siamo puntuali sul palco! Siete pronti? La polizia, subito così, arrestate tutti, molto bene. Dov'è il 113? È lì, qui, dall'altro lato proprio, faccio il giro del fabbrico. Bravissimo. L'ho intercettata. Io ho una certa età, non è che posso fare le corse così. Numero 22, è qui, come ti chiami? Ludovica, vieni con me, ti accompagno. Cos'è sta? No, racconta, non è. Oddio, posso parlare? Sì, certo. Che schifo! No, non è giusto! Hai indovinato! Leo! Credete in voi stessi, circondatevi solo delle persone che vi fanno stare bene, che sono positive, che vi supportano e ovviamente qua e là troverete qualche persona negativa, qualche persona che vi criticherà. Però fatevi questa domanda, tra qualche mese o tra qualche anno, queste persone sconosciute che tanto temete, loro secondo voi penseranno ancora a voi tra qualche mese, tra qualche anno, saranno ancora lì a giudicarvi, a pensare a voi? Io vi assicuro, vi dico di no. Iniziate a credere voi stessi, ad esprimere voi stessi, a fare ciò che vi fa stare bene. Parte dei miei sogni, yeah. E adesso mi si deve stare realizzando un lavoro con Planetart, quindi grazie di cuore. Allora, sono qui, ok? Tra poco entro insieme a te, non guardate il mio smartphone che è messo da cani. Invece lo guardiamo. No, è messo da cani, quindi voi dovete vedere l'effetto pam pam. Ma l'emozione qual è? A mille, stammi, no, tranquillo, ma perché a me piace, voglio dire anche una cosa che è tutto improvvisato quello che faremo in Cleo, sì, a me piace essere così, è la magia delle piccole cose che riuniscono la vostra amicizia, la magia amicizia. Delle piccole cose e le altre cose, come l'altro libro, com'è che mi ricordo mai, la magia delle piccole cose e le piccole cose che amo di Tiago, oh, dai, oh amore, la dichiarazione, dai che San Valentino, siamo conosciuti al liceo, quindi avevo condiviso anche 5 anni del liceo e poi dopo la scuola siamo andati avanti purtroppo ad essere amici. Però funziona sempre allo stesso modo, io sono da prendere la scatola con i fogliettini di prima, estrarremo tutti quelli che hanno il talloncino, quindi tirate fuori il talloncino, pronti? Preparatevi. Volevo fare la maestra degli elementari, cioè volevo mettermi a... Che vi leggerò, è una lettera che ho scritto a me stesso per darmi un po' più di forza e coraggio quando appunto non ne avevo tanto. Emozione post monologo. Aiuto, mi sono cambiato per la terza volta e adesso sto uscendo per la finestra, ce lo sono sul palco, quindi siamo proprio tutti. Oh, ma rispondi alla domanda, emozioni, che... emozioni. Non lo so, sono stra aiuto, poi ho questo microfono che continua a si sta alla Barbarella. Facci una posa. Alla Barbara D'Urso. No, comunque stra emozionante perché quando sei lì sul palco vedi in prima fila tutto, tutte le facce e boh, cioè quando parlavo, quando ho fatto il mio monologo veramente si vedeva che tutti mi ascoltavano. Guarda, comunque non ci sento. Bellissimo. Se ti chiamano, non sento. Adesso vado. Dai, devo andare. Un saluto. Aiuto. Ah. Dai, Tiago. Ciao. Letizina. Col cuore. Per salutarvi, solo. Allora, questo momento di congetto. Confusi. Cosa ci fa qua? La mamma gli avrebbe detto. Mi sembra anche oggi. 3. Presto.
finito. Adesso dobbiamo fare il meet con le persone gold, tra virgolette, che sono più o meno 400. Quindi adesso ci stiamo un attimo riposando e poi io e Luciano andremo appunto a fare altre foto, a incontrarvi, ad abbracciarvi. Quindi ci stiamo un attimo rilassando, ho bevuto un pochino, adesso mi ritocco il trucco. E come vedete ho fatto un altro cambio e penso che adesso terrò questo per fare le foto, perché mi piace tanto. È di Lazy Off, così tanto per dire. Cioè siamo tanto emozionate e abbiamo appena finito di vedere l'evento e stiamo aspettando di salire sul palco perché per abbracciarti, non vediamo l'ora. Vai. Buonasera, ciao Cleo. Sei fortunatissima ad avere due amiche così, veramente. Un bacio. Così come noi. Ciao. Abbiamo finito adesso, sono le 8 passate, vediamo l'orario. Sono le 8:15, abbiamo finito anche il meet finale, quindi è Planet Art di Milano 2018, è ufficialmente finito. Adesso tornerò a casa, sono stanchissima, dopo vi parlo meglio, comunque aiuto, sono ancora piena di emozioni. Adesso mi rimetto sulla mia felpa Hello There, me la sono anche messa, spero di non averla sporcata. Comunque mi rimetto la mia felpa Hello There, anche perché penso che fuori faccia abbastanza freddo, ormai è sera, e torno a casa, non vedo l'ora di andare a letto. Eccomi tornata a casa, sono struccata, ho fatto la doccia, mi sono messa in pigiama e mi sto rendendo conto che mi sta venendo un po' di mal di gola. Spero di no, ma credo proprio che mi sta venendo, infatti mi sa che devo prendere qualcosa perché non posso ammalarmi, perché domani parto per Londra. Sembra stranissimo dirlo perché è da praticamente un anno che non prendo l'aereo, ma domani partirò per Londra. Ovviamente farò i vlog, quindi aspettatevi lì, però intanto volevo ringraziare tutti quanti per la bellissima giornata di oggi. Ovviamente ringrazio Luciano, ringrazio i miei amici, tutte le persone che mi hanno sostenuta, ma in particolare ringrazio voi, sia le persone che sono venute a Planet Art, sia le persone che da lontano sui social ci hanno sostenuti, perché veramente siete state tantissime. Tra l'altro la mia linea di felpe e magliette vi è piaciuta tantissimo, è andata sold out durante l'evento e sono felicissima. Vi è piaciuto anche tanto il kit Spicy Winter dei miei prodotti per la cura del corpo, tantissime di voi l'hanno preso, hanno provato i prodotti, quindi vi voglio ringraziare un sacco perché quando vi ho incontrate poi mi avete detto che lo spettacolo vi è piaciuto tantissimo e non c'è cosa più bella di questo, veramente. Vi voglio ringraziare con tutto il cuore e spero davvero con tutto il cuore di riuscire a portare Planet Art anche in altre città. Io per ora vi mando un bacio enorme, ci vediamo molto presto perché domani parto per Londra e vi mando un bacio. Mua! Buonanotte!